La Gorada domani sarà restituita alla sua polis. Dopo vari rinvii, ora il cantiere è stato smantellato e in anteprima vi mostriamo le immagini della nuova piazza San Giustino a Chieti, appena restaurata. Nuova vita dunque per il cuore della città dopo varie vicissitudini, non più accessibile alle auto. Taglio del nastro domani sera alle 19 con la presentazione che si è svolta oggi al Museo Berbella, la presenza di politici, amministratori, tecnici, soprintendenza. La piazza da ora in poi sarà a disposizione delle attività di ristorazione della parrocchia e naturalmente di tutti coloro che avranno piacere di frequentarla. Piazza San Giustino Rinasce, questo è il nome dato all'evento di inaugurazione della piazza del Duomo di Chieti che riapre ufficialmente dopo la fine dei lavori. Sarà un evento sobrio e sostenibile. Aspettavo con emozione questo momento, non solo per la conferenza stampa, ma anche per l'evento di domani, perché la restituzione della piazza principale ai nostri cittadini sarà solo il primo passo di un insieme di interventi strutturali nella nostra città che la mia amministrazione si è posta come obiettivo dopo aver vinto e diciamo intercettato ben 60 milioni di fondi del PNRR proprio per questa ragione. Sarà la piazza più bella d'Abruzzo, dice l'assessore Stefano Rispoli. Una piazza emozionante, uno spazio nuovo dove poter far vivere non solo i cittadini chieti, ma accogliere anche persone dove potranno ammirare la bellezza della città. Inoltre Cristina Collettini, soprintendenza Chieti Pescara, ci parla dei numerosi reperti ritrovati durante i lavori. Abbiamo ritrovato tanto, abbiamo ritrovato addirittura quattro fasi storiche. Queste lavorazioni sono indispensabili per ricostruire la storia della città, per capire quali sono le nostre origini, che poi sono i valori che la soprintendenza va a tutelare. Quattro fasi storiche che ci ricostruiscono una Teate ancora più antica di quella che immaginavamo. Quindi fondamentale è stato questo ritrovamento per capire la nostra storia.